negli ultimi due anni, cioè nell'estate del 14 e nell'estate del 15, la Casa Rossa ha dedicato le esposizioni tradizionali alla Prima Guerra Mondiale. Questo per varie ragioni. La prima è che Panzini è stato un eccezionale testimone di tutto ciò che riguarda prima lo scoppio della guerra in Europa e poi lo scoppio della guerra in Italia. Vigliacchi, hanno già richiamato la metà del paese. Ma mica avete mosso un dito voi! Potremmo dire che Panzini, che non aveva l'età giusta per andare in guerra, ha però vissuto per interposta persona tutte le esperienze di guerra. Innanzitutto perché è stato in contatto stretto nei mesi della primavera e dell'estate del 1914 con Renato Serra, che era per lui in quel momento l'intellettuale italiano più rappresentativo, più attento a quello che stava succedendo. E Renato Serra è diventato il protagonista dell'opera che Panzini ha dedicato ai due anni di guerra, cioè quello che lui ha intitolato un diario sentimentale, cioè un diario con il quale lui ha seguito giorno per giorno, mese per mese, in modo sentimentale, appassionato, tutto quello che stava succedendo. Sei ferito, Svadì? No, ma ho una gran voglia di vomitare. Senti, se mi succedesse qualcosa, porta questa lettera alla mamma e questa alla donna. E se succede a me? Non ti succederà niente. Tu porterai indietro il suo corpo. Obbedisci, è un ordine. Accanto a questo primo nucleo, a questo nucleo manoscritto che per noi è importante perché fa parte dell'archivio Panzini, abbiamo cercato di estendere il discorso sulla guerra in varie direzioni. Il discorso è stato arricchito con una serie di immagini prese soprattutto da cartoline di guerra o da giornali di guerra e l'allestimento di Balestracci ha portato appunto in mostra immagini molto interessanti, molto belle, legate a questi documenti della Prima Guerra Mondiale. Poi nel secondo anno si è aggiunto, oltre a questi documenti, le lettere dei soldati romagnoli che dal fronte scrivevano a casa. In un certo senso la voce dei soldati romagnoli, che si poteva sentire in mostra perché era registrata in ogni bacheca, ha costituito il controcanto alla voce di Panzini. Cioè Panzini, attraverso i giornali, attraverso le lettere che gli arrivavano, guardava al fronte italiano, questi ragazzi erano sul fronte e scrivevano a casa parlando della loro terribile esperienza nella trincea. 36-1915. Carissimi genitori, cara sorella, devo dirti che qua si sta proprio male, solo davvero. Che salutarti di vero cuore. Sono quattro giorni più che non tanti saluti a tutta la tua famiglia, specialmente a tua madre. E riceverai un bacio dal tuo sposo Augusto. Un saluto da mio cugino. La carta senza busta. E qua se non si prende anche la carta, le buste non li danno. Ridete che scrivo così. Io, il più brutto sono questi giorni. Bisogna aggiungere poi che abbiamo avuto un prestito interessante da parte del Museo Baracca di Lugo di oggetti che durante i mesi di guerra venivano ricavati da altri oggetti scarti della guerra. E abbiamo anche fatto in modo che le vele che sono al centro della stanza d'entrata della Casa Rossa offrissero il supporto per le immagini ricavate dal film che appunto fu girato dal romanzo di Panzini, Il padrone sono me, che segue le vicende di due famiglie, una famiglia ricca e una famiglia invece di contadini, che si incrociano proprio qui in Romagna e passano attraverso l'esperienza della guerra.
Sono i padroni di domani. Cresceranno e avranno dei figli, a loro volta illusi di possedere qualcosa sulla terra. Non posseggono nulla. Di tante lotte, passioni, irragionevoli amori, non resterà che un gran silenzio, rotto soltanto dal respiro pacato del mare.